Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui nel mio istituto estetico a Gioia Tauro e sono qui in compagnia della mia splendida cliente. Buonasera Francesca. Ciao grazie. Ilaria e benvenuta. Grazie mille. Ilaria, come mai hai deciso di fare SOS sopracciglia? Allora, ho deciso di fare SOS sopracciglia perché la mattina puntualmente andavo a ritoccare le sopracciglia e questo durante l'arco della giornata. Dipende quello che andavo a fare, se andavo al mare, quindi andavano rifatte. Eri completamente proprio schiava della matita? Assolutamente sì, tutto il giorno poi alla fine, perché comunque tra il sudore, il viso, insomma, andavano... Ti colavano costantemente, sì, capisco. E come ti sei trovata col trattamento? Mi sono trovata benissimo, sono andata addirittura al mare, sempre prestando attenzione, cappellino, occhiali. Hai seguito tutte le indicazioni e stasi sopracciglia. Sì, ho seguito la lettera. Bene, bene. Quindi nonostante tutto sei riuscita comunque a fare il trattamento anche in estate, senza dover rinunciare al mare, assolutamente al sole. Sì. Bene. Consiglieresti questa tipologia di trattamento alle altre donne che come te sono schiave della matita costantemente? Lo consiglierei a tutte perché risolvono un problema, se questo si può chiamare problema. Bene. Come mai hai deciso di rivolgerti a me? Allora, ho deciso di rivolgermi a te perché dopo 2 anni che ti seguivo, dopo le ultime cose postate, ho pensato che sei la persona giusta. Grazie tesoro, ti do un bacio. Non ti posso baciare perché purtroppo per via del Covid non ci possiamo avvicinare troppo. Bene, quindi tu cosa diresti? Io direi di affidarvi a Francesca perché è ok. Ok, quindi sì, SOS sopracciglia. Sì, SOS sopracciglia. Ciao!